Eccoci. Ecco, mi sentite? Sì. Allora, mi scuso per il ritardo e anche questi piccoli problemi, ma d'altronde siamo ancora novizi, io sicuramente, con questa nuova tecnologia. Ma oggi comunque sono molto contenta di essere qui. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che ci sono iscritti, che sono tantissimi. È stato, insomma, un piacere, spero che sia interessante per tutti quelli che hanno voluto. Diciamo tra virgolette, intrattenersi un'ora con noi. Noi oggi siamo qui. Io sono Ninna Cavido, la coordinatrice del progetto Periferia Digitale e coordinatrice delle biblioteche di quartiere, per fare questa piccola introduzione e raccontarvi anche come è nato questo progetto e come lo vogliamo. Diciamo far conoscere agli altri, perché pensiamo anche che condividere buone pratiche che vengono magari da una piccola biblioteca di quartiere come la nostra sia anche una cosa interessante. Insieme a me c'è Arianna Piermattei, che è una docente di lettere e di storia dell'Istituto Polo Tre di Fanno ed è soprattutto un'animatrice digitale che ha una grossa esperienza perché da oltre 10 anni si occupa delle nuove tecnologie nella didattica. E Tommaso Paiano, che è un collega, un bibliotecario, un formatore, lavora attualmente a Fanno, nel sistema bibliotecario di Fanno, con la cooperativa Opera, collabora con varie scuole e biblioteche, quindi e collaborerà al progetto di periferia digitale. Questo progetto è nato un anno fa, quando è uscito un bando del Ministero dei Beni Culturali chiamato Biblioteca Casa di Quartiere, che metteva al centro di questo bando la possibilità di creare delle azioni e delle buone pratiche attorno alle biblioteche di questi quartieri periferici e complessi delle città metropolitane o delle città capoluogo di provincia, e quindi ci invitava chi poteva, insomma, presentare dei progetti che mettessero appunto al centro dell'attenzione il miglioramento della qualità della vita degli abitanti di questi quartieri. Il quartiere di Borgo Santa Maria, l'ottavo quartiere di Pesaro, rientrava negli indici Istat che erano richiesti. Quindi siamo riusciti ad entrare, avevamo le coordinate e abbiamo iniziato a lavorare, a pensare che cosa chiedere in questo progetto. Innanzitutto abbiamo provato a immaginare, a andare a ritroso, ripensando alla vecchia. Hai capito? Sì, mio marito ci Che interrompe che disparo. va a mangiare la pizza. No, che cazzo. Allora, abbiamo pensato che forse bisognava anche ricostruire la storia di questa biblioteca da dove eravamo partiti. Una piccola biblioteca di quartiere che però ha 40 anni di storia alle spalle. È nata negli anni 70, quando c'erano, i più vecchi di noi si ricorderanno, i centri polivalenti, quelli dove si faceva cultura decentrata, no? Dove si facevano i corsi di musica, i corsi di ceramica, dove le biblioteche avevano spesso delle sale di ascolto per ascoltare musica, avevano delle salette dove si potevano vedere i film. Un'altra epoca, un altro mondo, e sicuramente erano delle biblioteche che intercettavano i giovani e gli adolescenti soprattutto. Allora le famiglie e i bambini andavano poco in biblioteca, soprattutto le famiglie. E quindi abbiamo pensato che recuperare in qualche modo questa vecchia storia di biblioteche di quartiere, di biblioteche di periferia e osservare invece, cercare di intercettare i nuovi bisogni invece di oggi di chi non viene più in biblioteca, non entra in biblioteca. La biblioteca di Borgo lavora benissimo con le famiglie, i bambini, i vari progetti nati per leggere, i corsi di lettura ad alta voce. Però di adolescenti, di giovani ne intercetta pochi. Allora ci siamo chiesti come mai, forse noi non eravamo più in grado di rispondere ai bisogni che avevano questi ragazzi, no? Quindi abbiamo cercato un po' di capire quali erano anche i bisogni delle varie generazioni che vivono in questo quartiere, perché è un quartiere dove ci sono anche molti anziani,
molte famiglie che sono di passaggio, che vanno a vivere lì per un paio d'anni perché lavorano nella zona industriale e poi vanno via. C'è un nucleo anche di stranieri, quindi cercare di vedere come intercettare quali, i loro bisogni, che sicuramente sono bisogni semplici, anche bisogni educativi, bisogni di capire come comunicare, come informarsi, come inserirsi nella comunità, no? Dove vivono, come costruire il proprio io all'interno di questa comunità. E abbiamo pensato quindi che da una parte avevamo bisogno di una biblioteca anche negli spazi fisici diversa, che potesse ospitare servizi diversi, pensati per questi cittadini, questi abitanti che frequentavano poco la biblioteca. E la prima cosa che ci è venuta in mente è tentare indagare, trovare un edificio dove trasferire la biblioteca. E nel bando c'era anzi l'incentivo per chi, per quei comuni, quelle amministrazioni che recuperavano edifici urbani dismessi. Nella, nel comune di Borgo Santa Maria, in questo quartiere, c'è una ex biblioteca, una ex scuola materna, e quindi abbiamo chiesto al comune di Pesaro se si poteva ristrutturare e riorganizzarla, perché a piano terra c'è un bel giardino. E gli spazi sono molto più grandi di quelli attuali che ha la biblioteca attualmente, e soprattutto c'era la possibilità di costruire all'interno di questo spazio un'aula digitale, un'aula attrezzata. E nel progetto abbiamo messo infatti l'acquisto di 12 portatili, di un video per fare proprio corsi di formazione. Naturalmente un anno fa, quindi abbiamo sempre pensato in presenza e poi anche online, ma online lo davamo come seconda chance, invece adesso mi sa che ci toccherà molto sfruttare l'online. E quindi da un lato incentivare e moltiplicare le azioni tradizionali che faceva questa biblioteca, quindi attività di promozione della lettura fuori però dalla biblioteca, quindi sono state contattate le aziende del territorio, che sono molte, gli esercizi commerciali, per avere in ogni spazio frequentato dal pubblico i libri, no? La biblioteca fuori di sé, che già la facevamo nelle altre biblioteche di quartiere, proporla anche alla comunità di Borgo Santa Maria e degli altri due quartieri periferici che fanno parte di quel quartiere. E poi puntare molto sull'alfabetizzazione digitale, anche sui corsi di informatica di base, che forse servono molto, e questa situazione di oggi ce l'ha fatto capire quanto le persone di una certa età, ma mi ci metto io per prima, hanno bisogno di alfabetizzazione digitale, hanno bisogno di cose anche di base, che un tempo si facevano. Pensate che in questa vecchia biblioteca di quartiere, che ha 16.000 volumi, che ha anche però un'aula dove si facevano negli anni 90 i corsi di informatica. Ci sono ancora i residuati bellici dei vecchi computer che venivano usati per fare questi corsi, perché allora si pensava, si facevano per tutti, si facevano i corsi di informatica di base per i cittadini. Poi non si sono più fatti perché ovviamente adesso tutti abbiamo il cellulare, tutti pensiamo di essere in grado di gestire la rete, di gestire le informazioni, di gestire no, tutte le risorse digitali, e poi dopo vedi che i ragazzini non sanno compilare e fare un curriculum, non sanno fare una ricerca attendibile, insomma di queste cose poi dopo ne parlerete con Tommaso e con Arianna. Quindi insomma bisognava un po' ritornare alla vecchia idea, dove la creatività e quindi i corsi di musica, la formazione musicale si possono fare in modo diverso. Prima si faceva il corso solo di pianoforte o di chitarra, adesso con questo progetto c'è l'Accademia Zero Coursing, che è uno dei partner del territorio che abbiamo individuato, che fa i corsi di musica per tutti, di propedeutica, ma anche dei vari strumenti, corsi singoli di vari strumenti. Poi abbiamo anche pensato, sperato e speriamo vivamente di intercettare quella fascia di giovani
che hanno finito la scuola e che magari si trovano in un momento di disoccupazione, cercano il lavoro, hanno fatto delle scuole tecniche di base, vorrebbero fare delle cose innovative, sono appassionati magari delle nuove tecnologie, ma non sanno dove indirizzare i loro bisogni. Quindi abbiamo intercettato questa azienda di Borgo Santa Maria, che si chiama Cosmo, che forse molti di voi conoscono, che fa fabbricazione digitale, e gli abbiamo chiesto proprio di fare dei corsi di formazione, visto che è accreditato per la formazione, proprio per questo target di ragazzi, di adolescenti, 17-18 anni, ma anche per adulti disoccupati o insegnanti che si vogliono comunque riconvertire, sperimentando queste nuove forme. Questo diciamo che è proprio molto in sintesi gli obiettivi che ci siamo posti con Periferia Digitale. È stato finanziato dal Ministero, abbiamo ricevuto 65.000 euro dal Ministero e altri 60.000 euro che ci ha messo il Comune di Pesaro per ristrutturare lo spazio, e quindi penso che a questo punto, dopo questa esperienza di 2 mesi, noi abbiamo acquisito una sorta di assicurazione sulla vita per le piccole biblioteche, che possono pensare ad un futuro diverso, cioè ad un futuro dove il libro rimane al centro dell'attenzione, ma soprattutto iniziamo veramente a essere al centro della vita della comunità per dare informazioni attendibili. Cioè il compito della biblioteca è anche quello, no? Non lasciare nessuno al di fuori del diritto all'informazione, alla lettura, alla comunicazione. E questa è l'occasione che noi aspettavamo, siamo molto contenti di essere riusciti a farla, anche se se abbiamo dovuto posticiparla per le note questioni che sono successe adesso. Comunque ci è stata concessa una proroga dal Ministero fino a giugno 2021, quindi durante l'anno scolastico lavoreremo sia con le classi, che si dirà Tommaso, e soprattutto faremo anche i corsi per quei cittadini normali che hanno bisogno di imparare bene a usare un computer, a fare una ricerca, a ordinarsi la spesa quando erano a casa, a leggersi un libro online, a fare l'iscrizione a Media Library online, tutte quelle cose, quelle piccole cose quotidiane che secondo me ci serviranno sempre di più. Adesso io vi lascio, passo la parola a Tommaso, perché la presentazione del progetto la faremo sicuramente più avanti, quando inaugureremo la biblioteca nuova, che è pronta, stanno solo facendo l'esterno, è stata appena trasferita, quindi penso che a luglio faremo l'inaugurazione e cambierà anche nome perché sarà dedicata a Gianni Rodari. Passo la parola a Tommaso, che vi parlerà dei corsi per le scuole. Non ti sentiamo. Buonasera, scusatemi, mi ero mutato da solo. grazie Ninna, grazie a tutti quanti, a tutte quante voi presenti. Ringrazio naturalmente anche le colleghe delle biblioteche di quartiere di Pesaro che hanno... mi stanno sopportando, nel frattempo. E quindi, allora, io mi sono preparato un intervento che, dura un po' perché devo spiegare delle cose, quantomeno, trattandosi di un'attività che andiamo a proporre alle scuole, richiede naturalmente un minimo di contestualizzazione e poi anche di approfondimento specifico rispetto all'offerta formativa che andiamo a proporre. L'offerta formativa appunto sarà destinata agli insegnanti, quindi alle scuole di Pesaro, nello specifico, ma anche poi ai bibliotecari e agli operatori culturali. Sarà naturalmente online in principal modo, insomma, almeno per il momento. Poi toccherà capire, insomma, se si riuscirà a fare anche qualcosa in presenza. Ma insomma, per il momento diciamo che la progettazione è online. Allora, io sono un bibliotecario, appunto. Offro il mio punto di vista, naturalmente, agli insegnanti,
ma anche ai colleghi bibliotecari, insomma, perché spesso succede che gli insegnanti magari non conoscono bene le biblioteche, ma penso anche che spesso i bibliotecari non conoscano bene la scuola. D'altronde è anche un mondo piuttosto complesso, quindi è, come dire, non è affatto scontato che se ne conoscano un po' le articolazioni, i bisogni, diciamo, quelli anche più profondi. E quindi l'idea è di coinvolgere naturalmente le scuole, le biblioteche, di creare una relazione, un collegamento tra queste due istituzioni che non sia estemporaneo, ma che abbia appunto i requisiti di continuità, di coordinazione. Ecco. E allora, l'intervento di oggi mio, qualcuno probabilmente l'ha già sentito, perché si pone poi in continuità anche con un seminario che abbiamo fatto il 28 maggio scorso a Fano. Era online, però insomma, ecco, lì in quel caso la sede era il sistema bibliotecario di Fano. Tra l'altro con noi stasera c'è anche Valeria Patregnani, che è la direttrice, e in quel caso appunto abbiamo già iniziato a introdurre questo discorso della relazione che c'è tra l'agire didattico e l'uso delle fonti, delle informazioni, e quindi anche del ruolo che possono averci i bibliotecari, ma non solo, ecco, insomma, in questo scenario. Allora, io adesso oscuro la mia faccia e metto qualche slide, perché sono, come dire, talmente anche un po' di dettaglio le cose che devo dirvi, che magari alla mia voce è meglio che accompagno qualche immagine, qualche testo, insomma, che vi aiuti poi un po' a capire meglio. Almeno io ci provo, insomma, ecco. Quindi da questo momento vado in condivisione dello schermo, nel caso comunque c'è la collega Arianna Piermattei che risponde alle vostre richieste. Allora, datemi una conferma se vedete la prima slide, per favore. Sì, sì, tutto ok. Tutto ok, bene. Allora, abbiamo intitolato questo webinar La competenza informativa e digitale a scuola e in biblioteca, quindi evidentemente è necessario, come dire, un po' chiarire che cosa intendiamo per competenza informativa. Le definizioni naturalmente possono essere tante e noi, insomma, ve ne proponiamo una. In particolare io vi propongo la definizione, e adesso tolgo questa cosa, se riesco qua sulla destra, altrimenti voi non vedete più nulla. La definizione che un'associazione dei bibliotecari inglesi, definizione che poi è stata tradotta dal gruppo di studio sull'information literacy dell'Associazione dei Bibliotecari Italiani. E allora la leggo un attimo, perché ci sono alcuni concetti che mi interessa fissare con voi e che dopo magari mi rendono anche più semplice la spiegazione del resto. Allora, l'information literacy, quindi la traduciamo con competenza informativa, è l'abilità di pensare criticamente, uno, ed esprimere giudizi equilibrati. Su che cosa? Sull'informazione. Allora, l'information literacy ci aiuta come cittadini a maturare e esprimere punti di vista informati e a partecipare in modo pieno alla società. È chiaro che in questa parte della definizione stanno insistendo sul concetto di cittadinanza, cittadinanza attiva, che poi diventa naturalmente anche cittadinanza digitale, oggi come oggi. E nella seconda parte invece della definizione entrano più nel merito i colleghi inglesi delle caratteristiche di questa competenza. Quindi l'information literacy comprende una serie di abilità e competenze che tutti devono possedere, quindi tutti, attenzione, non solo alcuni, per svolgere compiti che presuppongono l'uso di informazione, come ad esempio accedere, interpretare, analizzare, gestire, creare, comunicare, archiviare e condividere informazioni. Perché li ripeto questi verbi? Perché questi verbi presuppongono delle operazioni cognitive che dentro la scuola, se non altro nella scuola del primo ciclo e del secondo ciclo, sono centrali, no? Sono concetti che non, come dire,
caratterizzano, dominano la scena della didattica dell'apprendimento quotidiano dentro le scuole, soprattutto direi all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado, no? Poi magari nella scuola superiore tendono a prendere un po' il sopravvento naturalmente le discipline, diciamo i contenuti disciplinari. Quindi la competenza informativa è una competenza che va imparata, non si nasce competenti informativi evidentemente, va maturata, è una competenza appunto che richiede, come tutte le competenze, una buona dose di applicazione, quindi anche un po' di tentativi ed errori. La didattica naturalmente dovrà essere una didattica attiva, non può essere una trasmissione orale, cioè non si racconta, diciamo, ecco, la competenza informativa, come sto facendo io stasera peraltro, ma richiede appunto un'interazione, una sperimentazione. Quindi voi tenete conto che teniamo conto che fino a 19 anni sostanzialmente termini come applicare, interpretare, analizzare, sintetizzare, rielaborare, che cosa? Testi, immagini, suoni, sono concetti appunto centrali, importantissimi. Allora, io vi ho proposto la definizione dei bibliotecari inglesi tradotta in italiano, però in realtà se noi andiamo a vedere, qua scusate, forse diventa magari anche un po' noioso il discorso, però tanto il quadro, diciamo, normativo, teorico, un po' richiede di passare da questo tipo di documentazione. Allora, quasi tutta la documentazione che riguarda la scuola o comunque il mondo culturale italiano già contiene quel tipo di definizione che poi i colleghi inglesi hanno sintetizzato in poche righe. Io adesso l'elenco ve lo scorro rapidamente per farvi come dire, partecipi di questa mia riflessione. Le competenze chiave dell'Unione Europea non possono essere, nessuna di queste competenze può essere maturata se non si ha un rapporto complesso e diversificato con l'informazione. Che sia l'alfabetizzazione, che sia il digitale, che sia l'imprenditorialità, la matematica, le scienze, richiede necessariamente un rapporto con l'informazione, con i dati, con contenuti che sono registrati da qualche parte. Vado avanti, ammetto, ecco. Un altro documento importantissimo per la scuola, lo dico per i colleghi bibliotecari che poi magari le conoscono anche meglio di me queste cose, però ecco, adesso conta contestualizzare sull'information literacy. Ecco, le indicazioni nazionali sono un documento importantissimo nella scuola. Nel 2018 c'è stato un aggiornamento, insomma, ecco, c'è un intero capitolo dedicato alle competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche, in cui, vedete, io le ho segnate in rosso, ci sono, sono indicate quali sono, come dire, i processi cognitivi, le attività che devono essere svolte necessariamente dentro la scuola, appunto, svolte e imparate dentro la scuola, saper cercare, scegliere, valutare le informazioni, oppure di seguito, di sotto, imparare ad imparare, ci dicono le indicazioni nazionali, nella società delle informazioni, significa la capacità di accedere alle informazioni sapendole adeguatamente selezionare, organizzare e mettere in relazione. Vado avanti, se ci riesco. Sì. Un altro documento importantissimo nella scuola, gli insegnanti lo sanno meglio di me, sono i profili educativi, culturali e professionali, cioè praticamente i profili che si acquisiscono alla fine del ciclo scolastico, del primo e del secondo ciclo scolastico. Quindi a 18-19 anni i ragazzi devono essere in grado di leggere. Cioè non solo questo naturalmente, ecco, ma rimanendo nell'ambito della competenza informativa, devono essere capaci di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. Vado ancora avanti. Dal primo di settembre, e immagino che se c'è qualche responsabile adesso di scuola in questa videoconferenza, in questo webinar, si sarà posto il problema, dal prossimo primo di settembre entra in vigore la legge 20 agosto 2019 92, insomma quella che introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica all'interno delle scuole, o reintroduce, insomma. Ecco, c'è
all'articolo 5 dedicato all'educazione e alla cittadinanza digitale, questa definizione, cioè questa richiesta, come dire, questa precisazione. Bisogna insegnare, bisogna imparare ad analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti, dei dati, delle informazioni. Bene, quindi anche questa legge, come dire, riprende il discorso della competenza informativa. A febbraio scorso, tutti voi sono sicuro che lo sapete, è stata approvata la legge sulla promozione e il sostegno della lettura. All'articolo 2, dove si parla del Piano Nazionale d'Azione, appunto, si intende promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, quindi evidentemente una competenza informativa, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, a testi registrati, alla post-produzione di contenuti. Ecco, in questo caso adesso non conta il dettaglio, diciamo, di quello che la legge propone, però ecco, nel quadro d'insieme siamo sempre all'interno della competenza informativa. L'ultima legge, l'ultima norma che vi faccio vedere è questa marchigiana, la cito perché è freschissima, cioè in piena pandemia il 22 aprile scorso è stata approvata una legge regionale che promuove la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita dell'intera collettività, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio. Ecco, qui il cerchio si chiude, cioè siamo partiti dall'Inghilterra, in realtà anche nella legge marchigiana, vedete, sono queste le parole chiave: conoscenza, pensiero critico, autonomia e direi equilibrio di giudizio, no? Ecco, questo è il quadro normativo che io vi propongo, come dire, come cappello introduttivo rispetto poi a una dimensione più operativa. La dimensione più operativa noi la dobbiamo cominciare a valutare, a considerare, ad osservare, insomma. Ecco, io perlomeno vi propongo questa riflessione. Gino Roncaglia, molti di voi, penso tutti voi probabilmente lo conoscete, due anni fa ha pubblicato un libro che si intitola L'età della frammentazione, cultura del libro e scuola digitale. Uno dei contenuti, diciamo, delle tesi centrali di questo libro, appunto, è la necessità che l'autore ha e che io vi ripropongo perché è anche una mia necessità, penso sia un po' una necessità di tutti, capire qual è il ruolo quali sono le interconnessioni, le intersezioni tra mediazione formativa e mediazione informativa. La mediazione formativa è quella dei docenti, no? Che fanno lezione, attività didattiche, selezionano e usano contenuti editoriali. I contenuti editoriali sono prodotti da quest'altra, no? Serie di protagonisti, diciamo, della filiera della conoscenza, che sono autori, editori, librai, bibliotecari, che elaborano, predispongono e organizzano contenuti che naturalmente non vanno solo nella scuola, vanno dappertutto, diciamo, ecco. Però evidentemente entrano nella scuola. Come entrano nella scuola? Allora, qua sotto si legge adesso pochissimo, io non so come fare a togliere questa barra, però ve la racconto io, l'ultima riga che non si legge. Allora, come entrano nella scuola questi contenuti? Tramite l'editoria scolastica, il manuale da padrona, diciamo, cartaceo o digitale che sia, tramite le biblioteche scolastiche però in Italia sono un brutto anatroccolo, speriamo insomma che col tempo si riesca a creare davvero una rete significativa. E allora quello che noi tendiamo adesso a proporre nell'ambito della periferia digitale pesarese, appunto, e non solo, è un nuovo ambito di intersezione, appunto, creare un piano formativo che non solo tematizzi, ma che sviluppi la competenza informativa a partire da una formazione destinata innanzitutto agli insegnanti, e se ci riusciamo, appunto, già durante l'estate vorremmo cominciare a costruirla, tentiamo in ogni modo di costruire questa connessione con la scuola, e poi da settembre, ottobre, insomma, entrare direttamente nelle classi digitali o fisiche che siano, insomma, ecco, per poter sviluppare anche con i ragazzi la information literacy.
Allora, è importante l'information literacy, però attenzione, non come qualche cosa da inserire nella scuola, è importante, non tanto come un'attività straordinaria, extra, qualcosa che va integrato, come dire, un po' dall'esterno, perché non c'è ancora. In realtà, l'idea che ci siamo fatti è che la scuola già possiede dentro di sé, appunto, non solo nelle norme, ma anche proprio nella pratica didattica quotidiana, un rapporto complesso e diversificato con le fonti, che spesso si, come dire, si soffermano solo sull'uso del manuale, però tutti gli insegnanti naturalmente lo sanno, non si usa solo il manuale a scuola, però ecco, qui vorremmo introdurre vorremmo fare insieme agli insegnanti, insieme ai bibliotecari, dei laboratori in cui cerchiamo di far germogliare dall'interno della scuola, nella progettazione educativa, nella progettazione dei curriculum, nella progettazione delle lezioni, insomma, dagli stessi documenti della scuola, provare a far germogliare l'information literacy, e laddove manchi nei documenti o nella progettazione qualche elemento, qualche cosa che i bibliotecari possono aggiungere, ce ne sono di cose che i bibliotecari possono aggiungere, insomma, farlo, innestare appunto queste conoscenze eventualmente mancanti. L'idea appunto è di farla fiorire un po' l'information literacy dentro la scuola, non tanto importarla, ecco, come se fosse un agente esterno. Allora, vi faccio vedere questa slide, non spaventatevi, io mi rendo conto che può essere un po', come dire, un po' pesante. Non si tratta di leggerla in questo momento, probabilmente gli insegnanti non si spaventano, sono abituati, no, a redigere documenti dove elencano competenze, conoscenze, obiettivi specifici di apprendimento, eccetera. Ecco, vedete, io ho creato qua cinque colonne. Nelle prime tre colonne ci sono le competenze chiave, diciamo, a partire dalla prima primaria, dalla prima elementare, insomma, ascolto e parlato, lettura, scrittura. E gli obiettivi che vedete elencati sono quelli che si usano normalmente nella progettazione dei curricoli, insomma, all'inizio degli anni scolastici o nella progettazione dei piani formativi. Ecco, cosa ho aggiunto? Cosa pensiamo che vada in qualche modo affiancato a queste prime tre colonne come competenze? La competenza informativa e la competenza digitale. Adesso la competenza digitale che voi vedete elencata qui è ripresa da un istituto comprensivo abruzzese, che fa appunto un ottimo lavoro di integrazione, di mescolamento di queste competenze, mentre quella che vedete in blu, la competenza informativa, è quella che abbiamo cominciato ad elaborare noi, sintetizzando alcuni processi cognitivi, alcune operazioni cognitive, alcuni obiettivi specifici di apprendimento che, messi insieme a tutti gli altri, possono, come dire, offrire la possibilità di progettare un curriculum per i ragazzi che metta più attenzione possibile al ruolo che devono costruire, al ruolo, alle capacità che devono costruirsi nell'uso dell'informazione. Aspettate, ammetto questa cosa. Allora, scendendo più nel piano operativo, quindi, che succede? Cosa offre la formazione? Il piano formativo nella periferia digitale pesarese. Allora, dei corsi per imparare a valutare sulla base della provenienza, l'informazione insomma sulla base della provenienza, oppure sulla base del bisogno informativo che ognuno di noi ha. Altra, come dire, altro processo cognitivo, altra attività, altra competenza, quella che già si fa appunto nella scuola, ma cerchiamo di farlo anche mettendo qualcosa che parta anche da un po' dai bibliotecari, da un contesto anche un po' esterno alla scuola, perlomeno, analizzare, sintetizzare, rielaborare testi, immagini, suoni in qualsiasi formato, consultare e confrontare, imparare a consultare e confrontare qualsiasi fonte informativa, che sia cartaceo digitale, che sia di pietra o che sia, insomma,
immateriale, come possono essere appunto le risorse digitali. Imparare, tramite questi corsi, destinati prima ai docenti e poi ai ragazzi, come dire, affrontare il tema della metalettura, dell'analisi paratestuale, anche perché spesso questo aiuta poi in un'altra operazione che va assolutamente insegnata sin dai primi anni dell'infanzia, imparare a citare le fonti, imparare a riconoscere il lavoro altrui in qualche modo. Altro tema che viene sviluppato all'interno dei corsi è come fare ricerca, come cercarle le fonti informative, quindi come cercarle nei servizi pubblici, ma anche come cercarle sui motori di ricerca che, diciamo, ordinariamente, quotidianamente utilizziamo. Ce n'è ancora un'altra di slide dopo questa, c'è cominciare a introdurre all'interno della didattica, come dire, la possibilità che la biblioteca diventi qualcosa di quotidiano, di costantemente presente all'interno dell'attività di apprendimento dei ragazzi. Quindi fargli conoscere le biblioteche storiche, fargli conoscere le biblioteche contemporanee, ma fargli conoscere anche, magari già lo fanno, però ecco, proveremo ad approfondire anche questo aspetto qua, fargli conoscere anche le librerie, i musei e gli archivi, considerati come pezzi importantissimi tutti quanti dell'ecosistema informativo che dobbiamo imparare a padroneggiare. Ultimo tema che i corsi affrontano è quello della proprietà intellettuale, in particolare naturalmente il diritto d'autore. Non è più possibile trascurare questo tema qua, è diventato talmente importante che, come dire, va insegnato sin da bambini. Sin da bambini bisogna insegnare ai ragazzi a riconoscere quando possono fare uso di certe fonti, come possono, visto che loro stessi possono diventare produttori di opere dell'ingegno, perché ormai tutti siamo diventati anche produttori di contenuti, spesso senza rendercene conto, ecco, imparare a gestire, come dire, il diritto d'autore. E allora, come si traduce poi nella pratica la programmazione di questa offerta formativa? Faremo girare a partire da oggi un link a una scheda di iscrizione in cui vedete elencate delle date con i titoli di alcuni dei laboratori che abbiamo pensato di fare. Per ora, insomma, abbiamo pensato queste cose qua. Appunto, riguardano l'uso delle fonti, la ricerca, la valutazione, tecniche di scrittura, ad esempio collaborative sulle piattaforme wiki, tecnologie didattiche per l'insegnamento della competenza informativa, perché appunto poi, lascerò la parola alla professoressa Arianna Piermattei, che ci parlerà dal suo punto di vista anche di questo, di questi aspetti. Allora, metterò il link tra un attimo a questa scheda di iscrizione all'interno della chat, del webinar. Adesso conta che io lasci la parola prima ad Arianna Piermattei e dopo a Valeria Patrignani. Arianna Piermattei perché è docente di lettere e storia all'interno di un dell'Istituto Polo 3 di Fano, insomma, lei si occupa di animazione digitale, e, come dire, è un po' il nostro angelo custode in questo momento, è quello che ci sta consentendo di entrare dalla porta principale dentro la scuola senza sentirci degli oggetti dei soggetti estranei come bibliotecari. Mentre Valeria Patrignani sicuramente può portare l'esperienza che si sta costruendo a Fano, dove l'information literacy è già da tempo è diventato uno dei cavalli di battaglia del sistema bibliotecario. Io spero di non avervi steso nel frattempo, ammetto l'ultimo iscritto, fermo la condivisione, torno nell'aula e lascio la parola ad Arianna e vi ringrazio intanto per l'attenzione. Grazie a Tommaso. Vabbè, io in realtà non è che abbia
neanche la necessità di tenere aperta la porta ad un'occasione del genere, anzi ringrazio l'occasione che mi è stata data, l'ospitalità di Ninna, la collaborazione, la grande energia sempre di Tommaso, la collaborazione con Valeria Patrignani, che mi hanno dato l'opportunità di sperimentare un po' di più, insomma, perché comunque la problematica che possono vedere le biblioteche da un lato, come diceva Ninna prima, relativamente al fatto che gli adolescenti, no, poi non frequentano, dall'altro lato ce l'abbiamo noi insegnanti che non riusciamo a spingerli, no, alla consultazione, alla ricerca, alla lettura in luoghi principi, principe di queste abilità, insomma, e quindi di queste opportunità che insomma sono offerte per sviluppare la conoscenza. Per cui, chiacchierando spesso con Tommaso, visti appunto i laboratori che avevamo condotto nella nostra scuola riguardo alla storia, dal manoscritto all'ebook, oppure la possibilità appunto di interagire con piattaforme come Wikipedia, o ancora di più la necessità di cui ci siamo resi conto noi insegnanti, appunto della educazione alla competenza informativa, quindi c'è alla necessità, insomma, per di cui hanno bisogno i ragazzi di rendersi conto di quello che arriva come notizia, come informazione e dove poter andare a cercare poi le informazioni, nel senso che appunto nei 40 anni che mi separano dalla mia infanzia, in cui c'era la ricerca comandata comunque sulla enciclopedia, e quindi o eri fortunato e avevi già l'enciclopedia in casa, oppure comunque andavi dove? In biblioteca a fare ricerca. La problematica di oggi qual è? È quella che appunto noi siamo sottoposti ad un diluvio informativo, dove la società dell'informazione ha un problema e nello stesso tempo un'opportunità, che è quella di non avere dei filtri, cioè la biblioteca, oppure anche fosse stato l'unico testo che io avevo in casa, quindi o l'enciclopedia, nel caso già più fortunato, l'enciclopedia dei piccoli, no? Oppure il sussidiario, il libro di testo, erano comunque appunto delle zone sicure, comunque filtrate, anche lì nel bene e nel male, ma comunque con dietro un comitato scientifico che provvedeva comunque a selezionare i contenuti. Oggi il problema della rete è questo, e i ragazzi ci si devono confrontare, però il problema è stato che man mano che eravamo dentro a questo discorso con Tommaso, sempre di più in me, proprio per il lavoro che faccio, cioè per la funzione che svolgo, quella di animatrice digitale, si è reso sempre più palese anche il fatto che per gli stessi docenti fosse necessario formarsi alla competenza informativa. Perché? Perché se noi non siamo in grado prima di saper utilizzare bene gli strumenti con sicurezza, non possiamo essere poi una guida per i nostri studenti. Quindi io sono... appunto svolgo ormai da 2 anni in questo caso nell'Istituto Polo 3 la funzione di animatrice digitale. L'ho fatta prima, ho iniziato già nel 2005 con la piattaforma DigiScuola a vedere le prime cose, per cui il poter lavorare su una piattaforma che all'epoca non mi ricordo come si chiamasse, qualcosa come Breathe, come Respiro, poter lavorare collaborativamente mi sembrava una cosa eccezionale. Oggi stiamo facendo questa cosa qua, che appunto all'epoca, 15 anni fa, mi sembrava di poter toccare veramente l'Odissea nello spazio, insomma. E quindi si è resa necessaria la consapevolezza e il saper maneggiare bene determinati strumenti da parte degli insegnanti. Ed è una delle cose che riporto sempre il fatto che io, e sono contenta di questo, sono insegnante di lettere. Quindi la competenza informativa, l'uso degli strumenti dal punto di vista digitale non vuol dire essere professori di informatica, vuol dire essere cittadini attivi in quella che oggi è la società con cui ci dobbiamo confrontare e che comunque non richiede in realtà, se andiamo all'origine, competenze diverse da quelle che adesso vi leggo, io ho trovato, che già trovavo praticamente nei programmi Ermini del 1955 della scuola elementare, dove praticamente i programmi declinati a colonne, come vi ha fatto vedere Tommaso e come i docenti conoscono bene, che sono terrificanti, perché appunto il problema è sempre quello di avere poi delle colonne, tabelle con la declinazione di tutte queste competenze, conoscenze, sottoconoscenze, sottoargomenti, in realtà erano rappresentati benissimo più di 50 anni fa
in un documento con un italiano logicamente molto diverso, molto meno burocratichese, che dicevano queste cose qua. Vi mando, provo a vedere se possiamo andare in condivisione. Ok, e andiamo. Non so se vedete, mi dite voi se vedete. Sì. Okay. Sì, sì. I programmi Ermini nell'introduzione praticamente dicono questo, cioè i programmi nascono dalla necessità per i docenti, quindi dell'insegnante nei riguardi del bambino, perché questi sono i programmi della scuola elementare, la necessità di muovere dal mondo concreto del fanciullo tutto intuizione, fantasia e sentimento, quindi vedete com'è un pochino più, no, retorico e più poetico. La sollecitudine di far scaturire dall'alunno stesso l'interesse all'apprendere, la cura di svolgere gradualmente le attitudini all'osservazione, alla riflessione, all'espressione, la consapevolezza finalmente che scopo essenziale della scuola non è tanto quello di impartire un complesso determinato di nozioni, quanto di comunicare al fanciullo la gioia e il gusto di imparare e di fare da sé, perché ne conservi l'abito oltre i confini della scuola per tutta la vita. Quindi qui si sta parlando nel 1955 di apprendimento permanente, che noi dopo abbiamo avuto bisogno di farci arrivare dal mondo anglosassone come long life learning, eccetera, eccetera, ma che era specificato molto chiaramente qua. E ancora una volta, una vecchia opinione popolare considerava la scuola elementare come la scuola del leggere, dello scrivere, del far di conto. Si può intenderla ancora oggi così, e siamo nel 55, salvo una accurata determinazione del significato di queste parole. Nell'auspicare una scuola che insegni per davvero a leggere, si esige che da essa escano ragazzi che ragionino con la propria testa, giacché saper leggere è ben anche aver imparato a misurare i limiti del proprio sapere e a esercitare l'arte di documentarsi. Analogamente, saper scrivere vale saper mettere ordine nelle proprie idee, saper esporre correttamente le proprie ragioni. Quanto a far di conto nel nostro secolo, e siamo già nel secolo passato, che è il secolo dell'organizzazione delle statistiche, è chiaro che una persona è tanto più libera quanto più sa misurare e commisurarsi. Quindi, come vedete... Moderno. Come vedete, cioè, siamo al 55. Cos'è successo nel mezzo? Ci siamo dimenticati? Non abbiamo capito bene? No, probabilmente un po'... nella caratteristica del popolo italiano che è un po' esterofilo, abbiamo sempre pensato che il tesoro era da un'altra parte, no? E come disse qualcuno di decisamente importante, non andare a cercare il tesoro dove non l'ho messo, ce l'avevamo già, no? Ce l'abbiamo sempre avuto e quindi siamo sempre stati una grande comunque scuola e una grande civiltà della cultura, della letteratura, dell'informazione, eccetera. E che oggi dobbiamo confrontarci con una struttura che è diventata appunto granulare, è diventata sicuramente poco controllabile. Per cui la logica che io appunto mi sono, diciamo, fermata a vedere era questo, mi sono chiesta, la società dell'informazione, no? Che è, secondo l'information literacy, viene definita appunto come la capacità di identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni, cioè quello che c'era scritto nei programmi del 55, no? Rappresenta un requisito indispensabile per partecipare effettivamente alla società dell'informazione. Sta società dell'informazione cos'è? Qual è il problema della società dell'informazione? È che appunto, come dicevo prima, non abbiamo un'informazione filtrata nel senso buono del termine, dove possiamo avere biblioteche ed altri istituti di cultura, è un'informazione non filtrata che è quella della rete. La scuola allora che cosa deve fare? La scuola educa, istruisce, forma, va bene. Dove? Lo ha sempre fatto, nell'edificio proprio della scuola, nella biblioteca, negli archivi, nei musei, in tutto quello che è comunque che fa cultura e conoscenza. Quindi a un certo punto nuovamente dove forma la scuola, dove educa, dove istruisce? All'interno della società, che oggi è società dell'informazione. Per cui ai docenti è richiesto ancora di più poter ben avere chiaro il percorso che devono affrontare con i ragazzi, evitando il discorso delle biglie di vetro, no, che uno lancia dal sacchetto e cominciano a spargersi senza un ordine. Quindi per i docenti che cosa viene richiesto? Viene richiesto appunto di sapere bene dove andare e di quindi organizzare bene il lavoro che
che devono affrontare con i ragazzi. Per cui fondamentale è questo legame ancora di più con le biblioteche fisiche, digitali, in rete, e istituire quindi un legame forte che abbia appunto come comune denominatore il discorso alla conoscenza, al far da sé a un certo punto e ad avere gli strumenti per proseguire nella ricerca, che appunto abbiamo visto nei programmi del 55, e farli in maniera organizzata. Quindi si può esimere un insegnante oggi dalle nuove tecnologie? No. Deve, diciamo, dobbiamo aspettarci come docenti un curriculum a parte? No, perché l'educazione civica è stata reintrodotta come cosa a parte. Allora dobbiamo introdurre un curriculum come information literacy a parte? No, perché? Perché ogni volta che comunque parliamo di conoscenza, di autoformazione, di saper cercare, lo stiamo facendo. Quindi non c'è bisogno in questo senso di fare un curriculum a parte, ma c'è bisogno di renderlo esplicito, cioè di renderci conto quanto all'interno di tutte le discipline, di tutte le materie, ci sia l'information literacy. E c'è bisogno di sapere utilizzare quegli strumenti base, non diventare né informatici, né youtuber, né altro, ma sono strumenti di base che servono alla comunicazione di oggi. È un po' come dire che un meccanico oggi si rifiuti di sapere come funziona praticamente una macchina poi dopo, no, elettrica, oppure le centraline già che sono state introdotte ormai da 30 anni all'interno delle macchine. Bisogna rimanere aggiornati, quindi bisogna rimanere aggiornati, e compito del docente innanzitutto è crearsi un proprio strumento, e ce ne sono tanti, per avere i feed, ovvero le notizie, le news riguardo ai propri ambiti di interesse, dalle discipline alla didattica, alla cultura in generale. Quindi ecco l'essenziale. Molto spesso non abbiamo questo, cioè viviamo di notizie che poi non riusciamo più ad organizzare come docenti. Probabilmente con l'utilizzo di strumenti automatizzati che fanno per noi questo lavoro sarebbe molto più facile, saremmo, diciamo così, staremmo aggiornati nelle continue notizie che arrivano. Quindi la tecnologia è preziosa non perché si sostituisca al docente, non perché si sostituisca al ricercatore, ma perché può supportare il lavoro appunto di condivisione, di ricerca, di comunicazione, come quello che stiamo facendo noi oggi. Io penso a quanto sia difficile, per esempio, in presenza organizzare degli incontri con i ragazzi per appunto per la biblioteca, cioè quando abbiamo fatto i corsi con Tommaso, i ragazzi andavano spostati in un'aula, poi bisognava fare la scaletta di tutti gli orari, se dovevamo portarli da qualche parte come scuola, come gruppo, dovevamo far firmare le autorizzazioni. Cioè oggi possiamo, attraverso la tecnologia, rendere questa comunicazione molto più veloce, e quindi paradossalmente in tempo di Covid, durante la chiusura, noi siamo riusciti in maniera molto più agevole a coinvolgere parecchi ragazzi. Come si coinvolgono i ragazzi, in questo caso a distanza, sapendo usare la didattica digitale, che non è la didattica a distanza soltanto, cioè è una parte della didattica a distanza. Quindi innanzitutto didattica digitale e poi portarla alla didattica a distanza. Quindi bisogna preparare un ambiente di apprendimento che sia, diciamo, ben costruito e ben piantato. Lo sa Tommaso, perché appunto abbiamo condiviso la struttura di alcuni incontri che abbiamo fatto online, e abbiamo coinvolto anche 50 ragazzi in una volta sola, il che non è poco, cioè fisicamente sarebbe stato decisamente più difficile, e abbiamo dovuto prevedere ogni particolare, e stessa cosa devono fare i docenti. Quindi possiamo avere tutti gli strumenti a disposizione, dai blog alle classi virtuali eccetera, abbiamo un sacco di strumenti che ci permettono di preparare degli ambienti di apprendimento, però dobbiamo sapere dove vogliamo arrivare, e per sapere dove vogliamo arrivare è importante appunto stimolare il lavoro collaborativo con i nostri ragazzi, il lavoro collaborativo con gli altri enti, cioè in questo caso appunto scuola, biblioteca o altri enti di cultura, perché? Perché lo scambio di idee, il confronto che è fondamentale e che fa germinare poi nuove possibilità, nuove idee e soluzioni efficaci. Ancor più importante è quello di valutare, cioè non posso iniziare una operazione formativa che
della quale io non conosca poi veramente il punto che intendo andare a valutare. Quindi le rubriche di valutazione, ovvero quelle che noi adesso chiamiamo griglia di valutazione, le rubriche di valutazione sono, diciamo così, un passo leggermente più a 360 gradi del processo di valutazione rispetto al quale si trova a dover interagire sempre appunto il docente. Quindi la proposta è nata in questo senso, cioè dal punto di vista del docente, che cos'è l'information literacy, dove ritrovarla sempre, come stimolarla e come farla emergere giustamente per quello che, per l'importanza fondamentale che riveste, e dall'altro lato quali strumenti oggi i docenti possono utilizzare per poter affrontare questa enorme mole di lavoro e comunque costruire un po' per se stessi e anche per i nostri ragazzi dei cittadini consapevoli. E vedendo che cosa bisogna fare per costruire dei cittadini consapevoli, ci si rende conto anche per se stessi che c'è ancora tanto da imparare. Per cui come docenti fondamentale per me è quello, è l'aspetto di non dimenticarsi mai di essere studenti. Nel momento in cui ci si dimentica di essere studenti, non si può nemmeno più insegnare. Questa è la mia opinione. Grazie Arianna, grazie davvero. Allora, quindi una cosa volevo dirti, visto il messaggio in chat, quindi ricordiamo che le slide saranno condivise, perché appunto... Sì, posso anche in realtà, possiamo anche condividerle qua in chat. Adesso lascerei la parola a Valeria Patrignani, che è direttrice del sistema bibliotecario di Fano, che appunto già da un po' di tempo promuove attività di information literacy o competenza informativa, detto in italiano, insomma, a partire da queste cose che già io e Arianna abbiamo provato un po' ad illustrare. Benvenuta Valeria, se accendi il microfono. Grazie. Allora, intanto grazie per l'invito, ringrazio Ninna, Tommaso e Arianna, anche per le bellissime relazioni che ho ascoltato. E faccio complimenti a Ninna davvero per il progetto, perché è davvero molto molto interessante anche il fatto, insomma, di all'ascolto. È molto, come dire, affascinato anche, come dire, il lavoro di recupero, di ricerca che in qualche modo è stato fatto rispetto alla storia della biblioteca di quel quartiere. E, allora, io in realtà non ho molto da aggiungere rispetto a quanto è già stato detto, che è tantissimo, però quello che mi fa piacere poter dire è che, come l'esperienza di Pesaro adesso sta nascendo in realtà su basi già mature, quindi insomma questo è soltanto, come dire, la punta dell'iceberg rispetto a quanto sicuramente le biblioteche a Pesaro e le biblioteche di quartiere già stavano facendo, anche a Fano, come dire, stiamo cercando di lavorare su questi stessi temi. In particolare, come dire, noi abbiamo cercato di concentrare la nostra attività e la nostra riflessione sul rapporto tra la biblioteca pubblica e la scuola. È quello su cui forse ci siamo impegnati di più, almeno da 4 anni a questa parte, quando anche per costruire delle occasioni, dei momenti di riflessione comune, di coprogettazione, abbiamo proposto al mondo della scuola di realizzare insieme il settembre pedagogico. Quindi ormai da qualche anno a settembre, in una modalità molto, insomma, agile ma tradizionale, insomma, di incontri in presenza in cui avvengono scambi, confronti, si viene aggiornati insieme, ecco, bibliotecari e insegnanti, cerchiamo di costruire un terreno comune, una cosa che non è tanto facile. Però quello che ho sempre pensato è che appunto l'information literacy, ora anche la digital literacy, fosse davvero il nostro terreno comune. Quindi condivido assolutamente l'impostazione che avete
avviato a Pesaro, che credo che siano moltissimi a condividere nel resto anche d'Italia, e mi fa piacere, credo che insomma sia un valore il fatto che si possa condividere anche delle risorse professionali, che in qualche modo, anche se le nostre, come dire, le nostre biblioteche ancora non lavorano in modo, insomma, in collaborazione, perlomeno in una collaborazione formalizzata, però possono condividere professionisti che in qualche modo ci mettono in dialogo, no? E che costruiscono i cosiddetti ponti, vanno tanto di moda questi ponti, insomma, anche noi in questo modo lo stiamo costruendo. Credo che sia quindi una chiamata, ecco, a cercare e a fare in modo che questo territorio, perlomeno, visto che io credo che molti dei partecipanti siano insegnanti o anche colleghi del nostro territorio, si attrezzi per fare fronte comune a questa necessità, che è davvero importante. L'educazione civica digitale adesso, come dire, va forse un po' anche di moda, ma va benissimo così, secondo me, e bisogna sfruttare bene anche questo periodo, perché dopo questa esperienza di completa, no, chiusura dei nostri spazi, l'esperienza della DAD, credo che sia, come dire, ancora più forte l'esigenza davvero di costruire insieme il futuro, sia dei bibliotecari, che non dominano per forza l'information literacy, anche i bibliotecari hanno tantissimo da imparare, e penso anche il mondo della scuola, e credo che sia soprattutto una presa di coscienza che vada fatta, e che se lo fa un territorio insieme, spinto da chi magari questa consapevolezza ha cominciato ad acquisirla e ad averla, credo che sia molto, molto importante. E, il lavoro sulla scuola credo che sia fondamentale. È un lavoro che anche di riconoscimento, credo, di queste due grandi istituzioni, la scuola e gli istituti culturali, li penso in questo momento in diversi tra di loro, debbano sempre più dialogare insieme e riconoscersi nel ruolo. Credo che non possiamo e non si possa lasciare da sola la scuola con il carico che tutti gli danno alla scuola, di pensare alle future generazioni. La scuola in questo non è sola, la scuola in questo può avvalersi della collaborazione, ad esempio, delle biblioteche pubbliche delle biblioteche o comunque degli istituti di cultura, come giustamente ha elencato prima Tommaso, gli archivi, i musei. È, come dire, sono pezzi importanti che si occupano tutti di formazione, dove chiaramente la consapevolezza informativa è alla base, la lettura come competenza, come prerequisito è alla base, e in questo, anche in questo, no, abbiamo questo terreno comune dove ognuno di noi deve veramente rafforzare. La scuola, martoriata da tantissime questioni che probabilmente neanche conosco tutte, ha però, come dire, una struttura più solida, viva Dio, ci mancherebbe che ci tolgono la scuola. E il resto delle istituzioni magari, come dire, ha qualche difficoltà in più, soprattutto in alcune parti del paese dove sono in grande difficoltà. Quindi ecco, un'alleanza secondo me proprio strategica, ma proprio dal punto di vista politico, in qualche modo in queste occasioni mi sembra sempre che questa cosa possa ripartire anche dal basso, in questo momento dove si dovrebbe parlare
già tanto di scuola in questi giorni, in realtà si sta già affievolendo il dibattito di quello che dovrebbe succedere a settembre. Per questo è bello ed è bene che succedano queste cose, che la formazione continui, che gli insegnanti prendano coscienza del loro ruolo, che è fondamentale, lo sanno già, però insomma che continuino a formarsi, ma anche in questo caso, vuol dire, ci si prenda noi come altri soggetti della comunità educante il ruolo di collaborare. Ecco, credo che tutti questi progetti vadano in questa direzione e credo che siano davvero molto importanti. E a caduta non mancheremo di condividere queste esperienze e renderle più forti anche per tutto il resto della città, per tutti gli altri cittadini, ma credo che in questo, almeno nella nostra città, in questo momento forse il rapporto biblioteca-scuola è in qualche modo acquisito una priorità. Senza dimenticare gli altri, perché facciamo anche noi una serie di attività e abbiamo una serie di proposte che vanno tutte nella direzione del sostegno della cittadinanza, dall'alfabetizzazione informatica, digitale, informativa, ai corsi di ogni tipo e genere, organizzato anche con i cittadini. Ecco, credo che su questo le biblioteche possano davvero dire tantissimo e fare molto per la comunità. E comunque con l'alleanza scuola-biblioteca sia davvero decisiva, per riprendere la frase che ormai cito abbondantemente, scritta da Ginsburg qualche settimana fa su Robinson di Repubblica, che insomma per me è stato davvero illuminante. Ho detto, oh, finalmente se lo scrive anche lui vuol dire che è davvero così. Quindi niente, io non ho molto altro da dire, appunto, auspico in una crescita del territorio, almeno di questo territorio, proviamoci. Le cose che stanno nascendo sono davvero molto interessanti, e quindi brava Ninna e tutte le bibliotecari di Pesaro e chi collabora come Tommaso.